questa nuova associazione è la stessa domanda che ha fatto ora Gian Pietro e altre domande che sono state fatte nel corso di mesi. È da febbraio che ci stiamo lavorando più o meno, no? E tra l'altro non siamo mai riusciti, così tutto un po' di storia, a incontrarci, perché c'era sempre la nevicata di mezzo. Però ho chiamato Stefano, ho detto forse è un segno del cielo, sto qua che dice lascia fare, va, dedicatevi ad altre cose. Io ho detto solo una cosa quando ho avuto questa proposta, perché se uno ti fa una domanda, perché una riflessione, e dopo di solito si apre bocca, non è sempre così, però di solito si fa così. Ho detto io non voglio un'associazione, cioè io se devo partecipare non voglio, era chiaro quello che non volevo, c'è un'associazione, una macchina per fare ECM, una macchina per fare PTC, DLS, DLSD, tutta la compagnia, non volevo solo questa macchina, perché appunto è una caratteristica che forse hanno altre associazioni, dunque saremmo stati una fotocopia più o meno, sotto un'altra bandiera, un'altra sigla, però sarebbe stata una fotocopia. Ho detto, no, vorrei più un qualcosa anche di culturale, se non altro andiamo a occupare i masterizzati che non sappiamo dove metterli con tutti i colleghi masterizzati, non esiste percorso contrattuale, non esiste percorso professionale, nella rete troveranno quelle diapositive del loro corso a spiegare a gente come me che non è informata su alcune cose, imparare e capire alcune cose. È una battuta sta qua sui masterizzati, però è un problema che non è la IET che lo tratta, ma comunque esiste, no? Uno ha il suo master, lo mette nel cassetto e dopo si attira se vuole, e se no resta. Ecco, volevo cultura, e il fatto del peer-to-peer, come è stato coniato da Igor, preso dalla rete tra l'altro, è quello che mi ha entusiasmato di più. Anche il fatto stesso che adesso vedo tante facce per la prima volta, e pensavo facciamo lo stesso lavoro, magari io lavoro da Zignano, quelli che fanno un po' da tratto d'Union sono i colleghi del SUEM, cioè della centrale operativa, perché per via telefonica, anche se non li hai mai visti, però li senti, e il resto forse per radio, perché le radio sono in aria e di conseguenza la voce va in aria e li sentiamo, però ecco, voglio dire, che cosa c'è in comune? Facciamo lo stesso lavoro, voglio camminare sulla falsa riga che aveva detto Igor, dunque mi piace questa cosa, mi piace questa condivisione, mi piace di vedere in faccia che i miei colleghi che li sento magari per radio e che vivono magari altri problemi, insomma, non è una sorta di azione cattolica, insomma, perché non è neanche quella, però non è neanche una macchina per fare crediti. Non è neanche una macchina per fare crediti, mi vado, pago, ti metto il mio credito e do una moto su una piedi. È un qualcosa di più condivisione, insomma, è chi ha la formazione vecchia di infermieristica, come il sottoscritto, come qualcun altro qua che conosco e vedo, c'erano le White Sisters, le chiamano in Inghilterra, le sorelle bianche, le suore che gestivano la maggior parte dei corsi. Ci davano di intendere che era tutta una forma di volontariato, che era tutta una forma di missione, tutta sta roba qua. Ecco, non è solo quella, magari anche quello, ma non è solo quella. Però siamo infermieri, non siamo medici, non siamo operatori, siamo infermieri. E l'identità ce l'abbiamo a cercare. Io non lo so dove andare a cercare, se non nel quotidiano, confrontarmi con qualcuno che ha voglia di parlare con me. Però ho trovato un'associazione che almeno per i primi che vedo, che ho trovato tra la costituente e l'associazione, spero negli altri, c'è stato un bel confronto che comunque ti vai anche un po' a ricaricare le batterie, se no vai a timbrare, fai il tuo sporco lavoro e te ne torni a casa. Spesso volte è sulla motivazione che mancano le cose, no? Perché non entriamo su discorsi sindacali, diritto, ferie, smonto, triplo, reprimibilità, ma te pare, ma mi smonta, eccetera. Quelle sono magagne e erronee. Questo non lo risolviamo non sicuramente, però magari alziamo un po' il tono dell'umore dal punto di vista professionale, magari si riaccende un entusiasmo su alcune cose, ci rimettiamo in gioco, chi di voi sarà, tutti noi possiamo essere docenti su una lezione che farà da ieri, senza crediti, però tutti possiamo fare i docenti, perché un collega che sa tutto sul, che è magari il master sull'alimentazione enterale, ci spiegherà a noi che usciamo come si fa a disostruire magari un sondino nasogastrico o una PEG senza fare dentro in pronto soccorso, eccetera, perché chi usa il sondino, chi usa il limone, chi usa il messo in piatti, alla fine portiamo a casa il risultato.
è per dire questo, ci avvaliamo anche gli altri colleghi, non è solo le maschi presidi sovraglottici dell'emergenza, ma se uno ha una figura professionale preparata, tipo uno che lavora in psichiatria, sto pensando a mio fratello che ha una botta di master che non finisce più, studia solo, ci spiegherà come posso gestire durante un TSO il paziente violento, perché magari noi ci andiamo, forse non è il metodo giusto quello che uso io, quello di buttarla a lavare anche meglio o di essere, come si può dire, un carabiniere, visto che ci sono già nel posto, magari si può avere qualche dritta di come si potrebbe comportarci davanti a un paziente violento. E adesso mi taccio.